Allora, la Padania intitolava l'altro giorno più bombe, più clandestini. La Lega Nord ha espresso una posizione inizialmente molto contraria, molto negativa nei confronti dei bombardamenti in Libia. Poi c'è stato, Bossi ha detto però non voglio fare cadere il governo, e stiamo aspettando quello che accadrà mercoledì, quando ci sarà la discussione delle mozioni alla Camera proprio su questa modifica della posizione italiana in Libia. Intanto però, dopo la decisione di Berlusconi di partecipare attivamente ai bombardamenti in Libia, gli ascoltatori di Radio Padania hanno mostrato un po' di insofferenza verso questa posizione. Sentiamoli, che volevo sentire il suo parere. Berlusconi si inginocchia a Parigi. Adesso viene fuori quella russa lì con la faccia da vampiro, a parlare di colpire qua, colpire là. E che Bossi non si faccia abituare da Berlusconi, perché guardi, è la prima volta che io sono in disaccordo con Berlusconi. La possibilità adesso di Bossi di riscattarsi semplicemente rinunciando alla guerra in Libia. La precedente volta le decisioni l'hanno prese in un venerdì sera. Adesso quest'altro accordo è stato fatto il lunedì di Pasqua. Penso che sia una furbata vergognosa. Io spero veramente che la Lega non partecipi all'ennesimo genocidio, veramente farei fatica a digerirlo. Ministro La Russa, non esistono bombe intelligenti. Uomini stupidi sì, ma bombe intelligenti no. Tutto qua. Buona giornata. L'articolo 11 della Costituzione italiana dice che l'Italia ripudia la guerra. Visto che Napolitano è così tanto costituzionalista, come mai che non applica questa regola? Allora, questa ovviamente era una sintesi che abbiamo preso. Che poi, Bastoni, il motivo per dire no alla guerra può essere triplice: o perché abbiamo paura di ritorsioni, perché siamo più vicini, insomma, o per un motivo puramente umanitario, o perché, come ha detto la Padania, c'è il rischio che poi ci sia un esodo maggiore e poi arrivino qua. Cioè, qual è il motivo che ha spinto la Lega a dire no? Ma tutte queste cose, innanzitutto, perché la Lega per natura è contro questi tipi di guerra. Questa guerra nasce soprattutto dalla volontà della Francia di andare a occuparsi del potere sul petrolio di quei territori. Secondo luogo, perché non vediamo per quale motivo bisogna intervenire in una questione completamente interna alla Libia. Cioè, ci devono ancora dimostrare che tutto il popolo libico sia contro Gheddafi, ma anche se fosse, e noi sicuramente non stiamo dalla parte neanche di Gheddafi, è una questione puramente interna. Terzo, proprio perché con questa guerra sicuramente il problema dei clandestini, dei profughi, di tutta questa immigrazione si riverserà quasi completamente sull'Italia, e non solo dei clandestini provenienti da questa guerra, causati da questa guerra, quindi saranno profughi, ma anche perché c'erano degli accordi bilaterali con la Libia che chiaramente a questo punto sono saltati, e quindi permetterà alla Libia, come già che detto, avevano funzionato, nel senso che l'arrivo con i barconi a Lampedusa questo, in Italia questo era è chiaro. Poi voglio tranquillizzare gli amici di sinistra che fanno il tifo perché la Lega faccia cadere questo governo. Noi riteniamo che su queste questioni, visto che siamo una coalizione, ci possono essere posizioni differenti, perché noi siamo la Lega Nord, loro sono il PDL, vogliamo, pretendiamo che su queste questioni ci sia una discussione, e vogliamo soprattutto che ci sia una discussione in Parlamento, visto che è una decisione fondamentale anche per il nostro Paese. Detto questo, al momento non c'è l'intenzione di far cadere il governo, al momento. Peluffo, l'Italia dei Valori e il Partito Democratico presenteranno una mozione, ma c'è il rischio, noi dicevamo, sembra un po' fantapolitica, ma se la Lega non dovesse votare la mozione, l'aiutate voi il governo, il Partito Democratico? Il Partito Democratico no, è una provocazione la mia, ha presentato una mozione e voterà la sua mozione, la nostra, quella che riporterà i contenuti della discussione che si è già svolta in Parlamento. Casomai ma dentro la maggioranza questa guerra di no? governo i pacifisti dentro il governo quest'anno. Che guardi, c'è già stata la discussione in Parlamento, c'è già stato un voto in Parlamento. Evidentemente rispetto a quel voto, che era stato fatto sia dal PDL che dalla Lega sulla loro mozione, hanno cambiato la loro idea, quindi se la vedano loro, se la discutano e poi decidano come sì, votare. Ma voi cosa voterete? Il Partito Democratico fa una cosa molto semplice. Si sono già espressi. È coerente rispetto sì. alle cose che ha finora detto. Che cosa è successo ci finora? Contestavate mettiamo, che noi non ci muovevamo mettiamo, come Italia. Mettiamo i puntini sulle i in questa discussione, perché secondo me è utile. Ricordando tutti. Il Presidente abbiamo della Repubblica. Visto che nel Nord Africa quello che è successo è che è iniziato con
la rivoluzione cosiddetta dei gelsomini in Tunisia, cioè la popolazione si è sollevata, causa l'aumento dei beni di prima necessità, la crisi, i regimi autoritari, la voglia di libertà, l'Egitto, l'abbiamo visto, le sollevazioni che sono arrivate anche in Libia. Che ha dato mentre il potere all'esercito italiano, una rivoluzione all'esercito egiziano, in Tunisia, una rivoluzione bastoni, che ha portato bastoni, l'esercito al lei potere. Lei prima ne ha dette, bastoni, lei prima dicendo. Ne ha dette di ogni. Non l'ho interrotta. No, se però, vuole, insomma, adesso non solo la interrompo cose, ogni volta che parla, ma riprendo dalle cose che ha detto prima, sbagliate, se non mi lascia parlare. Allora, quello che le sto dicendo è questo, che in Tunisia non c'è stata una repressione della popolazione tunisina, giusto? C'è stato un cambio, tant'è che Ben Ali dopo 30 anni ha preso, se n'è andato. In Egitto c'è stato un ruolo di mediazione in quella fase. Oh, santa pazienza. No, però se lo faccio finire, bastoni, sennò non finiamo più. Come tutti perché in questo poi ci sono come le altre due mozioni del terzo studio, polo dell'Italia dei Valori, voglio capire cosa diranno mercoledì. E poi dice la sua. C'è stato un ruolo di mediazione in Egitto che ha evitato in quel momento un bagno di sangue. È una transizione ancora incompiuta perché non sono ancora arrivate le elezioni in Egitto. È una situazione ancora in tutta in divenire, ma l'esercito non si è messo a bombardare i civili egiziani. Quello che è successo in Libia invece è che di fronte ad una popolazione che ha iniziato a manifestare contro il regime di Gheddafi, Gheddafi ha iniziato a sparare contro i propri concittadini, ha iniziato a bombardare i propri concittadini. Quello che ha detto le Nazioni Unite ha detto fermati e se non ti fermi allora verranno utilizzati tutti i mezzi, incluso l'uso della forza per evitare i bombardamenti e gli spargimenti di sangue. Però il governo italiano ha detto si era mostrato scettico nei confronti. Questo è quello che hanno detto le Nazioni Unite. Questo è quello che hanno detto le Nazioni Unite. Poi le Nazioni Unite davano la possibilità di utilizzare la forza. Ci sono state una serie di paesi che hanno detto noi siamo pronti e disponibili, tra questo il governo italiano che ha dato da subito la disponibilità delle basi. È una gradazione diversa dare le basi o dare la disponibilità degli aerei. Di questo stiamo parlando. Quindi allora quello che si è autorizzato dalle Nazioni Unite è un intervento militare per evitare spargimenti di sangue. Questo è. Ma quindi no, io non capisco. Lei sta dicendo dare le basi è una cosa, bombardare è un'altra. No, le ho detto che però, è una allora diversa gradazione dell'utilizzo della forza, perché dalle basi militari italiane si alzavano i caccia che facevano rispettare prima la no-fly zone e poi hanno iniziato a bombardare le postazioni militari. Quindi di segue Gheddafi. La stessa questo, logica, lei sta dicendo. Guardi, ah, certo. Il Presidente della Repubblica ha detto una cosa molto semplice certo. E chiara. Ha detto che si tratta di un'evoluzione naturale della risoluzione. Quindi voi siete d'accordo e dell'applicazione della Repubblica della risoluzione delle ma Nazioni Unite. Okay, questo è qual è il punto? Ma scusi, qual è il punto? Ma io voglio capire che quali sono la Lega, che la Lega che prima aveva votato la risoluzione con il PDL che recepiva la risoluzione delle Nazioni Unite adesso ha cambiato idea. Legittimo, facessero quello che vogliono, però di cioè, sicuro cioè voi volete stanare la Lega. Ma non è che noi vogliamo stanare nessuno, non esiste da nessuna parte che su una faccenda così delicata c'è un governo che ha una maggioranza dove ce n'è uno che va da una parte e uno che va dall'altra. Noi abbiamo detto una cosa settimane fa, diremo la prossima settimana la stessa cosa. Vediamo se la maggioranza di governo dice la stessa cosa, esiste ancora maggioranza di, anche go- se Calderoli, di governo. Questo lo Calderoli vedremo mercoledì. Oggi io diceva che nell'accordo di governo non c'era la guerra e quindi su quello vi sentite le mani libere. No? Questo è quello che ha detto Calderoli. Però, sembra, sì, ma guarda, però poi bisogna un capire... Un governo che non c'è che sulle non scelte fondamentali. Non c'è punto. Far credere questi signori democratici questi della signori, sinistra, io mi chiamo Pelufo, io prima l'ho chiamata Bastoni, non gli ho detto questo qui che passa per strada. Ma sto parlando della sinistra. Allora se si rivolge a me, non solo, giusto? Non vogliono. Non è che l'ho detto quello lì della Lega che passa. Accettare il fatto che ci possa essere due posizioni differenti, perché mi piacerebbe sentire Agnoletto se sulla guerra la pensa. Beh, Agnoletto non è in Parlamento. Abbiamo posizioni diverse. Quindi è legittimo anche da parte mia pensare in maniera lo diversa, governo. Diversa Bastoni, da Bernardo. Bastoni, occhio. Quindi, non però voglio capire come mai questa guerra, esistono. Esistono guerre intelligenti e guerre stupide, esistono veramente delle bombe intelligenti esatto. E delle questo bombe è il punto. Stupide. Secondo questo noi questa guerra è una guerra che viene fatta per degli interessi sul petrolio da parte della Francia. Non venite a dirci Bastoni, che andate a difendere il popolo che ha dato, libico, perché ha dato sennò ci sarebbero altri almeno altri centinaia di popoli fa. Da andare a difendere con le bombe. Quindi non venite a inventarci la
storia della guerra intelligente, della guerra umanitaria. I suoi colleghi della Lega la guerra hanno umanitaria, votato questa risoluzione 10 giorni fa. La guerra non può essere umanitaria. Ma lei può raccontate dire tutto quello verità. Che vuole. Probabilmente vi piace questa guerra perché dietro ci sta un presidente americano che è democratico, ha una risoluzione degli altri, scusi Bastoni, e quindi viene considerato una guerra democratica. Ma allora perché non uscite dal governo? No, noi, allora, al momento non c'è l'intenzione, al momento non c'è l'intenzione di uscire dal governo. Su una cosa come la guerra noi pretendiamo che ci sia una discussione, che ci sia una discussione seria in Parlamento e che le forze politiche all'interno del Parlamento... La discussione si fa perché noi abbiamo presentato le mozioni. Non deve essere la Lega delle Sestanate. Se noi non presentavamo le mozioni, la discussione voi democratici che andavate in giro con le bandiere della pace, dove avete messo le bandiere della pace? Non ci sono più le bandiere della pace. Vedremo mercoledì che cosa succede. Allora, non ci sono più le bandiere della pace. Mercoledì in Parlamento. Le bandiere della pace, scusi Bastoni, mercoledì. Napolitano non è più un pacifista. Bastoni, mercoledì, oltre alla mozione del PD, si discute anche della mozione dell'Italia dei Valori e della mozione del Terzo Polo. Sentiamo cosa dicono anche loro, cosa diranno in Parlamento alla Camera mercoledì, così cerchiamo di capire se il governo rischia oppure no. Dopo la pubblicità.